Quanti di voi conoscono la mia storia della matita? Un paio. Decenni fa, sapete, no, sono stato un senzatetto per un breve periodo e ho vissuto in povertà per molto tempo. Andavo in biblioteca, a conferenze gratuite, ad ascoltare gli esponenti del nuovo pensiero e molto spesso parlavano di gratitudine e dicevano: è molto importante essere grati per quello che vi sta accadendo. E pensavo: sì, come no. Non avete idea di quello che mi sta accadendo, col cavolo che sono grato per questo. Non sono grato per la mia vita, assolutamente. Datemi qualcosa per cui essere grato e lo sarò. E loro mi dicevano sempre: sbagli, stai mettendo il carro davanti ai buoi, non è così che funziona. Devi allinearti ed essere grato per quello che hai adesso. Trasmuti completamente il tuo sistema energetico e poi cominci ad attrarre cose che corrispondono a quella nuova energia. Finché rimango nella posizione di sono infelice, sono disgraziato, sono una vittima, il mondo ce l'ha con me, nessuno pubblicherà un mio lavoro, non otterrò mai nulla nella vita, morirò sconosciuto, alcuni di noi emanano questa energia in ogni momento e poi è quello che attraggono. Quindi qualcuno ha una matita? Anche una penna va bene. Ricordo di aver preso una matita numero 2. Quelle gialle con la scritta numero 2, probabilmente le stesse che avevamo all'elementare e via dicendo. Mi guardavo intorno nella mia stanza e dicevo: proviamo questa cazzata della gratitudine. Vediamo se riesco a fare la differenza focalizzandomi su qualcosa. E avevo una matita. E credetemi, non era per niente entusiasmante. Va bene, con questa mina posso scrivere la lista della spesa, posso scrivere una poesia o una canzone. Posso scrivere una lettera di addio. Ci posso scrivere il grande romanzo americano. Ci posso scrivere un'opera teatrale. Ho cominciato a sentirmi esaltato. Ho iniziato a considerare che con questa matita io avrei potuto scrivere una marea di cose diverse. Ci posso scrivere quel tipo di cose che mi permettono di fare la differenza. E ho iniziato davvero a sentirmi in maniera diversa. Poi ho guardato la matita guardando la gomma e ho detto: wow, posso anche cancellare qualsiasi cosa. Se non voglio più un determinato oggetto nella lista della spesa, lo posso semplicemente cancellare. Che invenzione incredibile! È solamente un pezzetto di legno, un bastoncino. E qualcuno ci ha messo la mina da un lato e un pezzo di gomma dall'altro, e con questo possiamo cambiare il mondo. E in effetti, molte persone hanno cambiato il mondo con una matita, perché all'epoca Mark Twain o altri grandi scrittori hanno scritto libri che hanno cambiato la vita di tantissime persone. Non esistevano i computer all'epoca. Ma ho iniziato a rendermi conto che questa matita è un'opera di genio. Grazie a Dio che esista la matita. E ogni volta che sento questa storia cambio interiormente. Tenete a mente che quando ho fatto questa cosa della matita ero sconosciuto. Oggi, più spesso che posso, entro nella mia vasca da bagno, nella proprietà che ho in Texas, guardo il cielo e dico grazie, grazie, grazie. Certo, un tenore di vita da ricco e famoso. Ma come l'ho ottenuto? Grazie ad una matita. Perché ho cominciato ad essere grato e continuo a praticare la gratitudine ancora oggi. Che sia nella vasca da bagno che stia vivendo alla giornata, mi guardo intorno e dico: grazie, grazie per il caffè, grazie per questa abbondanza. Non è incredibile? È fantastica. Grato per prosperare, grato per la mia vita, grato per la mia salute, per la mia famiglia. Sta tutto nel farci caso durante lo scorrere della propria vita. Voglio che vi guardate attorno nella vostra vita proprio in questo momento, particolarmente in questo momento, perché più riuscite ad essere presenti in questo momento e a focalizzarvi su qualcosa per cui siete grati. E anche all'inizio non ero grato per la mia matita. L'ho fatto come esercizio perché sulle prime ero refrattario. Ma più lo facevo, più cambiavo interiormente e più stavo meglio. La gratitudine è una delle tecniche di pulizia. Più sgombri siete, più velocemente manifestate. Entrate nella gratitudine e la vostra vita comincerà a cambiare.